Ciao, ciao a tutti. Allora, nuovo video. Allora, oggi video molto richiesto. Molti di voi mi avete richiesto quando feci la colla vinilica e molti di voi mi avete chiesto se potevate fare anche lo slime, ma io non l'avevo mai provato, quindi adesso lo faccio con voi perché si può fare anche con prodotti semplici e non tossici. Quindi oggi vi faccio vedere che cosa abbiamo bisogno. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di fecola di farina o fecola di mais, 30 grammi. Poi abbiamo bisogno di 20 grammi di acqua, 5 grammi di olio di semi e del colorante alimentare. Io lo faccio, ho preso questo rosso perché ho intenzione di farlo rosa. Poi abbiamo bisogno di una frusta e vi raccomando, questo video che sia fatto da persone adulti e non da bambini che rischiano veramente di bruciarsi. Quindi, ragazzi, se vedete questo video, fatevi aiutare dalla mamma o dal papà, ma non fatelo da sola assolutamente. Ok, passiamo dall'altra parte e iniziamo a fare lo slime. Eccoci qua. Allora, per prima cosa mettiamo 20 grammi di acqua, poi aggiungiamo i nostri 30 grammi di fecola di patate o di mais. Ecco qua. Adesso mettiamo io ho preferito prendere una forchetta perché la mia frusta è troppo grande, quindi non avevo pensato a prendere una più piccola, ma ho preso direttamente una forchetta. Quindi adesso andiamo subito ad accendere il fuoco e state attente che ci vuole pochissimo tempo. Girate, 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 vedete? Ci vuole veramente poco per addensarsi, quindi state sempre accorte, state sempre attente, vedete? Riprendo la mia frusta. Ok, va bene. Ecco, quindi si aspetta che si indurisce. Vedete? Già incomincia a prendere. Ecco qua, vedete? Eccolo qua, si spegne. Ok, adesso lo versiamo in un vasetto. Facciamo raffreddare e dopo lo andiamo a. Eccolo qua. E dopo andiamo a. Rieccomi qua, cari miei. Allora, lo slime non è uscito proprio come quello che volevo io, cioè è venuto bello, vedete? Fa anche rumore, vedete? Un bel rosa. Questo è bello morbido, però con la farina di mais, con l'amido di mais, vedete, è bello elastico, lo si può lavorare, però la sola pecca con il mais non viene elastico, vedete? Si strappa, però per manipolarlo in mano così, per giocarci, come antistress, mi sembra una cosa molto carina, molto morbida e ci sono prodotti naturali dentro. Però
giocateci un giorno o due, poi buttatelo perché sono comunque prodotti naturali e non si conservano a lungo. Quindi, ragazzi, questa è stata la prima. Diciamo la prima esperienza con lo slime, ma ne proverò altre e vi farò vedere fino a quando troverò un buon compromesso, diciamo uno slime diciamo che sia comunque elastico e piacevole da manipolare così in mano senza mettere prodotti diciamo chimici, colle, detersivi e via di seguito. Comunque, questo è stato il primo. Poi vi farò un altro e speriamo che arriveremo a fare quello che desidero. Comunque, poi se volete mi iscrivete e fatemi sapere comunque se volete anche vedere, diciamo, uno slime tradizionale con le colle e con i detersivi. Io sono contro perché questo prodotto i bambini se lo possono mettere anche in bocca, è solo farina di mais, acqua, olio e un colorante alimentare. Quindi per questo ci tenevo veramente a fare uno morto, diciamo così, senza prodotti chimici. Ok, ragazzi, io vi lascio con questo slime che a me piace molto. Fa anche i rumorini, mi sembra, mi ricorda quando andavo a scuola, quando avevamo, non mi ricordo bene se era la DAS, il DAS, non mi ricordo più come si chiamava, e lo manipolavamo così. Quindi eccolo qua, un bel colore rosa. E potete farlo anche il colore che volete. Niente ragazzi, questo è lo slime che vi ho proposto oggi e alla prossima per un'altra prova. Questa è stata la prima prova, il primo test. Faremo un secondo test la prossima volta. Io vi auguro un buon weekend, una buona domenica e alla prossima per il prossimo video. Se vi è piaciuto non dimenticate un pollice in su. Iscrivetevi, condividete il mio video e alla prossima. Ciao!